Questa storia inizia con mio nonno che ancora 50 anni fa ha impiantato questa azienda e ha sempre avuto a cuore l'allevamento in montagna, in particolare in questa zona. E di seguito mio padre ha seguito le sue orme perché anche lui è molto convinto di portare avanti questo progetto. E poi sono arrivato io, anch'io ho iniziato a fare un lavoro completamente diverso da questo, però per un certo impegno nei confronti di chi mi ha preceduto, ho pensato che fosse naturale continuare a fare questo lavoro. Poi sono arrivati i figli, Simone che si è comunque da subito avvicinato a questo mondo, interessato prima alle macchine, poi alla terra e poi agli animali, e poi ha scoperto anche lui la sua passione del trasformare il prodotto che è il latte. Io da un po' di anni mi sono appassionato, diciamo, al mondo caseario, e così ho deciso di specializzarmi in questo settore e poter dare un valore aggiunto alla mia azienda. E ultimato il mio percorso, ho deciso insieme ai miei genitori di mettere in pratica tutto quello che avevo studiato, dato che insomma la materia prima ce l'avevamo direttamente in casa e avevamo insomma le possibilità anche di vendere un po' il prodotto direttamente noi. Cioè, la produzione di formaggi freschi richiede molto impegno, bisogna sempre essere lì a controllare i parametri, le temperature, l'acidità, perché anche lì un minimo errore rischia di far ottenere un prodotto totalmente diverso da quello che si vuole avere. Va bene mantenuta la tradizionalità e tutto, però bisogna anche adeguarsi alle nuove tecnologie e seguire insomma tutti i parametri. Ho avuto la fortuna di poter creare uno stabilimento, cioè un piccolo stabilimento, un laboratorio su misura per me, come lo volevo io. Io ho fatto una scelta di tutte le strumentazioni, tutti i sistemi che ho imparato in giro, ho scelto i migliori, quelli con i quali mi trovavo meglio, e li ho riportati qua. Sì, il forno di rotazione è stato molto importante perché tutte queste attrezzature per l'industria casearia sono piuttosto costose, essendo attrezzature un po' di nicchia, diciamo, e alla fine l'investimento è stato abbastanza corposo, e per una piccola azienda come noi è una spesa che mette un po' in difficoltà. A fronte di una domanda presentata a maggio-giugno dello scorso anno, se non ricordo male, nel giro di una decina di mesi l'azienda ha realizzato il suo investimento e noi abbiamo erogato i fondi. Per cui fondamentalmente questo ci consente di sostenere il territorio su questo tipo di attività. Un'azienda che beneficia e che usufruisce di un fondo di rotazione ha la possibilità di dilazionare nel tempo la restituzione dell'investimento. Di conseguenza può arrivare fino a 15 anni e quindi ha un impatto a livello di cassa e di esborso diluito nel tempo. E l'altro vantaggio, che è la cosa principale, è che ha un costo zero, cioè restituisce solamente il capitale che gli viene dato. Consente all'azienda che non ha certezza nei propri flussi di poter affrontare gli investimenti con maggiore tranquillità. Questo investimento ci ha dato la possibilità di inserire un membro familiare nell'azienda, quindi garantirgli un futuro. Ci ha dato la possibilità di ampliare la nostra gamma di produzione, che non è solo latte a questo punto, è anche il prodotto finito, e ci ha permesso di chiudere un attimino il cerchio della nostra azienda. Molti miei familiari vedono questa continuità da parte dei miei figli con piacere, con orgoglio, ricordando spesso il nonno.